Cari concittadini, buona domenica a tutti, buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi. La consueta nostra diretta Facebook del fine settimana. Innanzitutto mi preme fare le condoglianze alle famiglie che in questa settimana hanno perso un loro caro, un loro congiunto. Ben sei nostri concittadini sono venuti a mancare in questa settimana, quindi alle loro famiglie le più sentite condoglianze del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale e un commosso ricordo dei nostri concittadini Palmieri Angelo di Toccanisi, Carella Ugo del capoluogo, Chiucchiolo Esterina di Palati, Mercurio Evedino del capoluogo, Pennucci Raffaella di Pagliara e Giannazzone Americo del capoluogo. Detto questo, faccio gli auguri invece alla coppia di Annassi a cui oggi ho letto le pubblicazioni di matrimonio, cioè agli amici Francesca Frangiosa e Luca Pennino di Annassi, a loro i miei auguri, così come faccio gli auguri al neo maggiorenne di Santa Maria in Grisone, Francesco Leo Lima, a lui auguri appunto di buon 18° compleanno. Siamo in una location un po' particolare. Mi trovo nei boschi della mia Pagliara che ho alle spalle, potete vedere, il paesino si vede dietro, è la frazione di Pagliara. Sono in confine con il comune di Sant'Angelo a Cupolo e il comune della provincia di Avellino, il comune di Chianche. Di fronte a me il Partenio, Montevergine, tutta la Valle del Sabato e fino a Benevento città. Sono qui perché, che potete vedere lì in fondo, sono qui perché la nostra amministrazione, questo era un sogno che avevo da prima di diventare sindaco, questi erano i luoghi dove di buon grado venivo spesso a passeggiare, ma è un'abitudine che dovrò riprendere necessariamente. La nostra amministrazione, dicevo, ha deciso quest'anno di inserire nel bilancio di previsione che approveremo fra non molto inserire una parte delle risorse per recuperare quelle, anche su sollecitazione enorme dell'assessore Nicola Pennucci e del consigliere comunale Luigi Orlacchio, di recuperare, di mettere in sicurezza, di pulire e di rendere di nuovo accessibile a tutti tutte le strade interpoderali del nostro comune e di collegare, faremo uno studio di fattibilità, di collegare le strade rurali che abbiamo tra le località, diciamo, faccio un esempio dove mi trovo ora, tra Pagliara e Bagnara. Per arrivarci è molto lontano, bisogna fare tutta la strada provinciale fino a Torre Pagliara e poi la strada provinciale fino a Pagliara, quando invece abbiamo una strada rurale che già in parte è completata, che ci impiegherebbe, un qualsiasi cittadino ci impiegherebbe non più di 5 minuti per arrivare appunto a Pagliara. Ma strade così ce ne sono in tutto il comune, queste strade vanno finalmente recuperate. Noi lo faremo, stanzieremo una somma importante a fare in modo di poter appunto utilizzare, rendere accessibili e fruibili ai pedoni, a coloro i quali vogliono concedersi un momento di svago, di tempo libero, di libertà e di godere di quell'aria pura e di un momento di salubrità, perché fare una passeggiata qui rende più in salute, se fa stare bene sia dal punto di vista fisico che mentale. Detto questo, quindi renderemo accessibili queste strade interpoderali. Questo è un altro impegno che porteremo a compimento al termine del nostro mandato amministrativo. La settimana che si è aperta e che si sta chiudendo si è aperta con una firma storica per il nostro comune, la firma che ho apposto nelle terme di Diocleziano a Roma per candidare l'antica via Appia, della regina delle vie dell'impero romano, a patrimonio mondiale dell'UNESCO, con tanti altri sindaci, presidente della provincia,
73 sindaci di tutto il centro-sud, presidente della provincia, di regioni, rappresentanti delle università. Abbiamo sottoscritto questa candidatura, speriamo appunto che venga riconosciuta, venga approvata, venga concesso questo riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO. E il nostro comune, la Via Appia, attraversa principalmente la zona di Iannassi e alcune contrade nelle immediate vicinanze di Iannassi. Una cosa del genere renderebbe quelle zone, avrebbe un impatto dal punto di vista dello sviluppo economico, di prestigio, dal punto di vista socio-economico senza precedenti, e quindi noi punteremo a questo e punteremo a fare in modo che quella strada, in ogni caso, o ce la facciamo a diventare, a farla riconoscere patrimonio mondiale dell'UNESCO o meno, noi punteremo molto durante questo lasso di tempo che ci separa al termine della consigliatura sugli Iannassi e sulle contrade limitrofe. Punteremo a fare in modo di, già ci stiamo lavorando, trovare un luogo apposito per rendere, per fare in modo che ci sia finalmente anche agli Iannassi un luogo di ritrovo importante, che sia di prestigio per quella che è la frazione più grande del comune. Faremo in modo da rendere finalmente possibile parcheggiare per tanti che abitano in delle zone che non è stato previsto niente, non sono stati previsti parcheggi, sia per gli avventori dei locali, dei vari locali della zona, sia per chi ci vive. Metteremo i nuovi pali della pubblica illuminazione su tutte le strade, renderemo percorribili quella che è percorribile al traffico veicolare l'ultima parte della via Pietrabianca, quindi inseriremo nel bilancio di previsione questa cosa qui. Rifaremo l'asfalto a via Montebello, via Mezzaricotta, via Cento Fontane, dove porteremo anche la luce, finalmente la pubblica illuminazione, grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto con delle fabbriche, delle aziende del fotovoltaico che si andranno ad insediare nella zona di Belvedere. Quindi punteremo tantissimo su gli Iannassi, oltre che su tutto il resto del comune. Abbiamo ho firmato il decreto di nomina come responsabile dell'ufficio Stato Civile, anagrafe, elettorale e amministrativo. Ho rinnovato l'incarico, estendendolo anche per l'ufficio amministrativo, al carissimo Vincenzo Musto, che ci è stato dato in prestito, in supporto dal comune di San Giorgio del Sannio. A lui gli auguri ancora di buon lavoro. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 50.000 euro dal Ministero dell'Interno per l'adeguamento, per l'ammodernamento, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'efficientamento energetico. L'intenzione dell'amministrazione sarà quella di utilizzarli per fare finalmente un ascensore nel municipio, quindi per raggiungere il piano, il primo piano del municipio. Quindi il nostro comune dovrà avere anche la possibilità a coloro i quali sono più anziani o hanno problemi di handicap di raggiungere il primo piano in maniera facile e immediata. Quindi andremo ad allargare quello che è già un intervento programmato di ristrutturazione della casa comunale. Partiremo a brevissimo con i lavori pubblici a Toccanisi. Noi i lavori pubblici programmiamo i lavori, li facciamo, li terminiamo e li paghiamo, così come abbiamo fatto col micronido di Pagliare, che è stato terminato. Abbiamo già pagato l'ultimo stato di avanzamento del lavoro e stiamo facendo l'arredo interno, l'allaccio delle utenze. Il 23 saranno anche montate le giostrine, sia nell'asilo micronido di Pagliara sia in piazza Roma nel capoluogo, le nuove giostrine, e subito dopo lo inaugureremo, dandolo finalmente all'ambito B2 e alla cooperativa che ha vinto l'appalto per la gestione appunto del micronido che fornirà un servizio a 10 famiglie
saranno 10 bambini iscritti che fruiranno di questo importante servizio. Abbiamo reso finalmente, abbiamo liberato dal degrado, dall'incuria, dall'abbandono un edificio scolastico che era destinato solo a quello nella frazione di Pagliara e abbiamo creato occasione di posti di lavoro. Mi dicono addirittura che a differenza di quanto si ipotizzava inizialmente, grazie a questo nuovo servizio, addirittura saranno 7 i posti di lavoro che grazie a questa apertura di questo micronido ci saranno nel territorio di San Nicola. Auguri a chi inizierà appunto a lavorare in questa struttura. Abbiamo tenuto l'ultimo sopralluogo con i tecnici della Regione Campania, regione che ha stanziato i fondi per finalmente mettere a posto l'alveo del torrente San Nicola nella zona di Contrada Molino e Contrada Mezzacapo, quindi un altro problema finalmente risolto grazie alle continue, diciamo, volte che sono andato a Napoli, siamo andati a Napoli con gli assessori, abbiamo risolto questo annoso problema e solo chi vive in quella località lo può testimoniare come l'impegno che ci abbiamo messo noi e soltanto noi per risolvere questo problema. Terremo la festa di San Sebastiano Martire, che è ormai tradizione storica della frazione di Pagliara, ma la terremo come festa comunale, in quanto San Sebastiano è tra gli altri protettore della Polizia Municipale. Quindi in quell'occasione conferirò anche delle onorificenze ai poliziotti municipali e in previsione di nuovi, diciamo così, ingressi, nuove leve nella Polizia Municipale del Comune di San Nicola Manfredi, perché stiamo valutando la situazione dei concorsi, stiamo valutando se accedere a altre graduatorie, insomma. Ma sicuramente nell'arco di poco tempo la nostra Polizia Municipale avrà altri supporti, diciamo così, altre leve, altre unità a servizio della nostra comunità. Partiremo con la seconda edizione di San Nicola in Love in occasione della festa degli innamorati di San Valentino, con i cuori in tutte le contrade, in tutte le frazioni del nostro comune, e alla più bella foto che faranno gli innamorati, quella che avrà più like sul profilo Facebook del sindaco, il sindaco, non il comune, il sindaco offrirà una cena in occasione della festa appunto degli innamorati di San Valentino, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi voglio anticipare tutti i detrattori: a gennaio è entrata in vigore la riforma che aumenta lo stipendio del sindaco, quindi è inutile che faranno altre poste, altre situazioni, chissà che cosa stiamo facendo. Io non sto rubando niente a nessuno, l'ho detto dal primo momento che avrei percepito lo stipendio che lo Stato mi garantisce, questo aumento è a totale carico dello Stato, quindi non ci sarà nessun aggravio alle spese del Comune, alle casse del Comune, quindi posso anche permettermi di offrire la cena a una coppia in occasione di San Valentino. Ma soprattutto vi posso dire, cari concittadini, che il vostro sindaco percepirà solo lo stipendio di sindaco, e solo e soltanto lo stipendio di sindaco, sempre, durante tutto il mandato, fino a che voi mi darete, diciamo, l'onore e l'onere di fare il mestiere e la missione più bella del mondo, cioè quella di rappresentare la propria comunità. Partiamo quindi, abbiamo detto, con i lavori a Toccanisi, lavori finalmente tanto attesi dai cittadini di quella località. Saranno dei lavori, un primo lotto, poi ci sarà un secondo lotto, questo interesserà la parte diciamo appena si arriva nella località di Toccanisi e la parte dove ci sta la Madonnina, quindi sarà messa a posto, sarà fatta l'arredo urbano, sarà veramente messa a posto come si deve anche quella località. Non lasceremo niente di intentato e controlleremo tutto che venga fatto nel minimo dettaglio, nella maniera migliore possibile, e quindi
state sereni anche da questo punto di vista. Abbiamo programmato, stiamo programmando, la Giunta ha dato facoltà agli uffici preposti di organizzare la seconda edizione del Carnevale San Nicolese, quindi tanti appuntamenti, soprattutto terremo in considerazione appuntamenti a favore dei bambini e terremo sicuramente ancora i gonfiabili in occasione del carnevale nelle tre zone più grandi del comune, quindi Pagliara, Iannassi e San Nicola Capoluogo. Abbiamo assegnato, l'ufficio ha assegnato i lavori per le pensiline. Saranno realizzate e montate pensiline in tutto il territorio di attesa bus, in tutto il territorio comunale, tranne a Pagliara dove già è stata fatta l'anno scorso, quindi Torre Pagliara, Monte Rocchetta, tutto il resto del comune avrà, Iannassi, il capoluogo ne avrà due, una nel centro vicino al municipio, una in via Giardino vicino al campo sportivo, Santa Maria in Grisone, quindi avrete queste pensiline di attesa bus nuove, si è aggiudicato l'appalto una ditta del posto, quindi auguri a loro, con l'impegno che venga fatto il lavoro ad opera d'arte come sicuramente sarà fatto, così come saranno messi a posto degli spazi con delle ringhiere per mettere in sicurezza, diciamo così, delle zone del nostro comune. Abbiamo continuato con l'opera di potatura, messa a posto degli alberi del comune. Abbiamo nei prossimi giorni uscirà la determina per quanto riguarda le nuove luci a LED bianche in via Zappiello, quindi nel tratto che va da Pascalucci in direzione della scuola, del plesso scolastico, fino, diciamo così, al parco Il Poggio, quindi nuove luci a LED bianche, sarà illuminata molto meglio di come è attualmente. Successivamente sarà fatta nella parte alta di Pietrabianca e di via San Nicola, l'ultima parte di via San Nicola, via Zappiello, che sarà anche interessata dalla posa dell'asfalto, così come vi ho detto successivamente nel 2000. 2023 stanzieremo molti fondi proprio per mettere a posto le strade con l'asfalto. Penso, vi ho detto prima, Montebello, Mezzaricotta, Cento Fontane, ma tante tante altre strade che saranno interessate da questa opera, un intervento eccezionale, straordinario in tutte le strade del comune. E ultime, invece del precedente intervento del 2022, nei prossimi giorni procederemo a mettere in sicurezza e asfaltare via Tomasi del capoluogo e tutto il resto di via Maioli, da dove è stato fatto fino ad ora l'asfalto, fino alla fine della località. Abbiamo dato affidamento alla ditta per finalmente una nuova numerazione civica in tutto il territorio comunale, dal fiume Sabato al fiume Calore, quindi contrade comprese. Ogni abitazione avrà una targhetta con il numero civico, con la strada vicino a ogni abitazione, vicino a ogni locale commerciale, vicino a ogni palazzo, condominio. Tutti avranno finalmente una nuova targhetta con il numero civico, quindi non esisteranno più nel nostro comune gli SNC, i senza numeri civici. Tutti avranno un numero civico, così come tutte le contrade, fino a che io sarò sindaco, avranno finalmente la pubblica illuminazione. Ripeto, con l'insediamento di due aziende del fotovoltaico, noi in cambio abbiamo chiesto come ristoro dei fondi per portare la luce a Contrada Maioli, Contrada Mezzacapo, Montebello, Mezzaricotta. Quindi stiamo lavorando in questa direzione. Noi le cose le facciamo non nell'imminenza della campagna elettorale, le facciamo durante tutti i 5 anni. Però ci vuole tempo, quindi mi rendo conto che ognuno mi cerca qualcosa, ma come è stato lasciato il nostro comune per 40 anni, è talmente in una situazione disastrata che piano piano faremo tutto. Quindi dateci il tempo, dateci fiducia, date un po' di pazienza e faremo tutto e metteremo riparo a tanti guai lasciati. Ieri sera ho partecipato anche quindi a iniziative di promozione turistica del nostro territorio, all'incontro, alla cena con la confraternita del Cardone Beneventano. Quindi abbiamo partecipato a questa iniziativa che si è tenuta nel comune di San Nicola Manfredi alla struttura ricettiva della vecchia torre. Ho diciamo, fatto gli onori di casa a 65 nuclei familiari provenienti da tutta la provincia di Benevento e quindi a loro ho dato il benvenuto del nostro comune in qualità di sindaco. Quindi stiamo
governando, stiamo governando, lasciateci governare, dico a qualcuno che invece di fare proposte, di suggerire, di darci una mano, si diletta a fare ricorsi esposti anche contro i cittadini. Ora non più solo contro l'amministrazione comunale, qualcuno li fa anche contro i cittadini, contro tante e tante cose. Vedono la pagliuzza nell'occhio, come si dice, dell'altro, e dimenticano le travi che hanno lasciato tante persone. Quindi continuate su questa strada, ci farete governare per altri 40 anni con l'aiuto del Signore. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto da questa località che si trova al confine con la provincia di Avellino, e quella è sempre San Nicola Manfredi in fondo, Contrada Campore, Contrada Renella. Questo invece è il comune di Chianche, in fondo Montevergine, il Partenio, Ceppalone, Arpaise, San Leucio del Sannio. Questa di fronte la mia Pagliara, in fondo Benevento Città, la Valle del Sabato, il fiume Sabato, dove nasce il comune di San Nicola Manfredi, fino appunto al fiume Calore, la ferrovia, la piana di Torre Pagliara, lì dove vi sto inquadrando ora c'è appunto il fiume Sabato, lì nasce il comune di San Nicola Manfredi, comincia il comune di San Nicola Manfredi e finisce presso il fiume Calore, in località Palati. Lì c'è un altro sogno, quindi oltre a mettere a posto queste strade interpoderali che abbiamo promesso da prima che diventassi io sindaco e che vincessimo le elezioni, un altro sogno che dopo le elezioni comunali di Ceppaloni metterò, diciamo così, mi metterò in moto per realizzare, insieme appunto all'amministrazione che uscirà vincitore dalle elezioni, vincitrice dalle elezioni a Ceppaloni, con quella di San Leucio e con la provincia di Benevento, cioè realizzare un ponte tra una parte e l'altra del fiume Sabato nel nostro comune, così da raggiungere facilmente la strada che va poi verso Casale Maccabei e verso Benevento. Quindi fare in modo da far sviluppare questa che è la piana della torre che chiamiamo noi Pagliara, visto che la zona ormai di Iannassi è satura, questa zona, questa piana, nella mia mente, nella mia lungimirante visione amministrativa, vorrò fare in modo da far sviluppare, con appunto la realizzazione di un ponte e con la realizzazione di infrastrutture, di nuove opere di urbanizzazioni, con una modifica al PUC, che attualmente invece quella zona l'ha individuata come zona agricola. La nostra idea è quella di cambiare il PUC, fare delle varianti al PUC e renderla invece edificabile, di rendere quella zona lungo il fiume, lungo la ferrovia, una zona di tempo libero, di svago, così come tutte queste zone bellissime dei boschi che ci sono non solo in questo caso Pagliara, ma in tutto il comune di San Nicola Manfredi. Quindi rendere innanzitutto far conoscere questi luoghi, perché il nostro comune che comincia lì sopra, guardate, il nostro comune comincia lì sopra, Contrada Campore, Contrada Renella e finisce a Benevento, a località Medina, da questo lato qua. Comincia da lì, dal fiume Sabato, Torre Pagliara, e finisce ai Palati, fiume Calore. È un comune vastissimo, un comune grandissimo, che ho l'onore di governare e di rappresentare e che cercherò di rappresentare sempre più e meglio negli anni a venire. Da Pagliara è tutto, vi auguro buona domenica, buon fine settimana, buon inizio della prossima settimana, e sappiate che abbiamo tanta, tanta voglia di fare e faremo tanto con il vostro sostegno e il vostro aiuto e l'aiuto di questa guida che ci guarda da lassù e a cui andai a chiedere di proteggermi durante il mio mandato di sindaco, come stavo capendo di vincere le elezioni. Mi recai lassù, a Montevergine. La Madonna ci guiderà, ci aiuterà, ci guiderà in questa, diciamo, tempesta, di amministrativa, perché ne stiamo vedendo di tutti i colori, ma fra 4 anni, quando saremo chiamati nuovamente al voto, avremo condotto la nave in porto e poi sarete voi a decidere cosa fare del futuro di San Nicola Manfredi, se continuare a navigare in un
gestione amministrativa così come la stiamo facendo noi in un anno, o in una gestione amministrativa che non tutto aveva tranne che l'efficienza. Fermiamoci qui. Se volete appunto tornare indietro, noi garantiremo sviluppo, occupazione, lavori pubblici e legalità. Un'altra cosa che stiamo facendo e continueremo a fare: tutte queste persone che risiedevano nel nostro comune e non avevano titolo, sappiate che il sindaco non mollerà mai, saranno tutte cancellate dopo gli opportuni accertamenti. Quindi il sindaco pretende dagli uffici e da tutti la prossima legalità. Buona domenica a tutti dal vostro sindaco.